Grazie Presidente, intervengo Grazie, successivamente. consigliere Bernardini. Se non c'è nessun altro, hai già parlato, Beretta. Hai già parlato lei 10 minuti. Come? No, te lo cito io il regolamento. Hai parlato già i tuoi 10 minuti. No, quello poi aspetta soltanto i consiglieri. Legga l'articolo 58. Legga. Leggere. Tu sei capigruppo, eh? Capigruppo 10, consiglieri 5. Tu sei capigruppo? No. No. Articolo 58, amore, te lo dico io. Lo trovi prima. Prego. Il sindaco, gli assessori competenti e i consiglieri hanno facoltà di replica per non più di 5 minuti. Esatto, però qua, se tu leggi quando il primo dice quando non sovvengono specifiche disposizioni del regolamento, i consiglieri adori, i sindaci, gli assessori competenti, ogni consigliere, capogruppo possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di 10 minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, per brevi precisazioni e chiarimenti. Lei è un capogruppo, ha Certo. avuto i suoi 10 minuti, ha avuto i suoi 10 minuti. Segretario, mi corregga C'è se una norma sbaglio. ben precisa che è il comma B. Segretario, mi corregga se sbaglio. Hanno Gentilmente lo dica facoltà al microfono. di replicare, intenda l'italiano, Presidente, replicare agli interventi. Che cosa significa? Che se c'è stata una discussione, c'ho il diritto di replica in base al comma B. Ma lei è capogruppo, ha diritto a 10 minuti. Spiega la differenza tra capogruppo consigliare e Ma consigliere non comunale? sono gli altri 5 minuti che io devo concedere, che mi mancano dalla faccia da concedere, parliamoci No, chiaro, però mi va. dà una definizione, perché Però è lei ha una detto che un questione di capogruppo regolamento. consigliare non è un consigliere È una comunale. questione di Mi auguro che il regolamento, segretario eh. non avvalga Prego, questo. Beretta, Ah, prego. ci stanno i 5 minuti. Ecco, ci sta la Però tanto risposta. per mettere i puntini sulla I è una concessione. Prego. Non ho È capito. una concessione. Prego. Non è una Che ne fa che gli concessione. fa il Presidente? Prego. Sulla procedura è un intervento, non è una concessione perché, ripeto, e Prego. rileggo l'articolo E te l'ho 58, letto pure io, quando non sovvengano specifiche disposizioni del regolamento, comma A, i consiglieri relatori, il sindaco, gli assessori competenti e ogni consigliere capogruppo possono intervenire per una sola volta, come dice lei, sull'oggetto in discussione e per non più di 10 minuti. bravo. Tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale Esatto. per breve precisazioni e Esatto. chiarimenti. E tu sei Comma A, capogruppo. comma A, Tu sei mi faccia capogruppo. parlare. Comma B, il sindaco, gli assessori competenti e i consiglieri hanno facoltà di replicare per non più di 5 minuti. Comma B. Rivolto ai consiglieri. Non abbiamo chiesto nulla a lei, segretario. Il capogruppo non può intervenire È più di rivolto ai consiglieri. Accenda. No, ma non ci deve stare zitto il segretario. Il segretario sta Prima di tutto il segretario non deve stare zitto, il eh. segretario è chiamato anche a risolvere i problemi. Infatti io lo sto chiamando a Un'interpretazione del risolvere i problemi, regolamento. eh. Quindi che sia zitto non me lo può dire lei, sicuramente. Scusatemi, Me lo può dire solamente il sto intervenendo Presidente. io, segretario. Sto facendo un intervento io, lo fa dopo Allora, lei. segretario, gentilmente, secondo lei ha Sono diritto il 15 anni consigliere? che Un siedo in attimino, questi banchi posso? e si è sempre fatto il diritto Ma di nessuno ti replica. rileva, proprio voglio chiarire una volta per tutte. Segretario, secondo lei ho Siccome il consigliere già nella scorsa volta inappropriatamente ha tacitato sia il presidente che il segretario di incompetenza, forse in buona fede. sbagliando in buona fede, allora il regolamento sicuramente non è preciso, ma è rivolto, se il primo comma dice che il capogruppo non può intervenire più di una volta, il consigliere capogruppo non si può sdoppiare e intervenire come consigliere. Allora, o interviene una volta per 10 minuti come capogruppo, oppure interviene come. Le 5 minuti sono rivolte ai consiglieri che non sono capigruppo. Allora, i consiglieri che non sono capigruppo, allora possono intervenire anche loro per 10 minuti?
possono intervenire solo per 5 minuti. Ora, visto e considerato, posso? No, sto concludendo. No, parlo io che sono il presidente, poi parla lei che è consigliere, grazie. Visto e considerato che sono democratico, prego, riconciliato 5 minuti. Non è democratico lei, presidente, perché per tutti i fatti che ha citato il segretario dell'ultimo consiglio comunale, dove devo rivedere i verbali ovviamente, vi ho detto del fatto che siete incompetenti in materia, sarà la magistratura a verificarlo, perché ho una querela, Iorio più altri, a cui rimetto tutto quello che è successo nel passato Consiglio Comunale, perché è stato un affronto non a Maurizio Berretta, va bene, ma alla figura del consigliere comunale. Dobbiamo andare nell'ordine del giorno, quello che fa lei voi lo dovete fare in separata sede. Faccia l'intervento per cortesia e basta, per il resto ci sono gli avvocati poi. Prego. E non mi stacchi il microfono. Non si è staccato solo. Sono stato, io l'altra volta sono stato molto educato e vi ho specificato che non avevo fatto ingiurie e non avevo fatto istigazione alla violenza. È stata una gestione completamente errata della presidenza del Consiglio di quello che è successo, un fatto grave, ma il fatto dopo che mi ha infastidito di più, che questo qui non è all'ordine del giorno, deve parlare dell'ordine del giorno, deve parlare dell'ordine del giorno, prego. Il fatto di staccare il microfono è un'altra azione antidemocratica, caro Presidente. Antidemocratica. Antidemocratica, sto facendo l'intervento io. Se gentilmente può stare in silenzio, deve stare in silenzio. Se mi fa fare il diritto di replica dei 5 minuti, io continuo, ma non è una concessione. Perché lei non fa nessuna concessione, ha una gestione errata.